vi raccontiamo oggi è la storia di un bambino cresciuto troppo in fretta, un bambino che a 8 anni, tornando a casa, non l'ha trovata più. Ali, buongiorno. Buongiorno. Ali, tu vieni da Kabul, io dicevo, quando avevi solo 8 anni, un giorno sei tornato a casa e pensavi di aver sbagliato strada, perché non trovavi più quello che era la tua casa, non trovavi più nulla, nessun punto di riferimento, però hai pensato... È possibile che a 8 anni un bambino sbagli strada e ti sei seduto lì ad aspettare? Sì, infatti quando avevo 8 anni, tutti i giorni quando andavo a scuola, un giorno torno a casa, non vedo più nulla. Vedo che casa è distrutta, solamente vedo una mucchia di macerie. All'inizio ovviamente pensavo che ho sbagliato la strada. Mi sono seduto vicino a questa mucchia di macerie. Dopo 15 minuti vedo che mio fratello corre verso di me, inizia a piangere, inizia a urlare. Io chiedevo, dicevo, perché piange, che è successo? Lui mi disse, non vede che casa è tutta distrutta. Io all'inizio non lo sapevo che i miei genitori sono morti. Quindi dopo la loro funerale mio fratello ha deciso di abbandonare l'Afghanistan. Ti fermo, tu appunto venivi dall'Afghanistan e ci stai raccontando la tua storia con tanta freddezza, tanta lucidità, come se tu l'avessi quasi rimosso. In realtà che cosa ricordi di quel giorno? C'è qualcosa che ti è rimasto impresso? La polvere, il caldo, qualsiasi cosa, un ricordo però che sia tuo? Sì, in realtà perché io quando andavo a scuola mi sentivo nostalgia ogni tanto di mia madre, perché quando ero piccolo mia madre ogni tanto scherzava con me, diceva che una volta mi ha detto che tu non sei mio bambino perché ti abbiamo trovato per strada, perché io facevo capriccio. Mi è rimasto sempre questo, pensavo che lei non fosse mio vero madre. Quando andavo a scuola piangevo, dicevo, mi devo giurare che sei mio vero madre. Quando andavo a scuola, poi quel giorno mi sentivo proprio nostalgia di mia madre. Volevo tornare subito a casa ad abbracciarla, volevo essere sicuro che lei è mia madre. Quando quel giorno è tornato, mi sentivo qualcosa che non va, perché mi sentivo proprio dentro di me che fosse mancanza dei miei genitori. Quando sono venuto, ho visto che è tutto pieno di polvere, il cielo più nebuloso. Quindi quando ho visto che queste mucche di macerie, ho capito che allora qualcosa è successo, qualcosa di grave. Se tu chiudi gli occhi, sì. Ti ricordi Kabul, ti ricordi l'Afghanistan? Sì, ogni tanto sì, perché soprattutto quando non c'era guerra, il cielo più luminoso, il cielo più pulito. Giorni che c'era guerra, c'era più polvere, più il cielo più non si vedeva nulla, né stelle, né il sole, più polveroso era. Quindi quando siamo partiti dopo il funerale del mio genitore, mio fratello spesso diceva dobbiamo andare via dall'Afghanistan. Io pensavo che fosse dappertutto c'era guerra, perché essendo piccolo non c'era televisione, non c'era corrente e non riuscivo a vedere altre parti del mondo, che pensavo che fosse dappertutto c'era guerra. Io spesso chiedevo a mio fratello, dicevo perché dobbiamo abbandonare l'Afghanistan, io non voglio partire perché io sono piccolo. Quindi mio fratello mi diceva spesso, diceva noi possiamo andare ovunque vogliamo noi, perché siamo liberi come uccelli, possiamo volare. In realtà quando siamo partiti dall'Afghanistan mi hanno legato sul pulmino, io non mi sentivo libero perché dicevo allora non sono libero perché mi hai legato? Dicevo, per non cadere. Sì. Aspetta, fermiamoci. Voi avete perso i genitori, avete perso la famiglia, però vi siete ritrovati, due fratelli insieme, tuo fratello era un po' più grande, ha preso questa decisione di trasferirvi. Tu pensavi che la guerra esistesse ovunque, tu pensavi che quello che vedevi tu lo vivevano tutti i bambini e nonostante questo avevi un amichetto con cui giocare, però avete deciso di partire. Tuo fratello, perché era un viaggio difficile, ti ha legato su un camion perché bisognava portarti in modo tale da stare fermo tante ore. Il viaggio è andato avanti a lungo, fino ad un certo punto. Tu e tuo fratello avete ricominciato una nuova vita, avete iniziato un piccolo lavoretto, avete ritrovato una quotidianità. Ci racconti com'erano quei giorni in cui non avevi i tuoi genitori, però avevi tuo fratello?
Sì, comunque mio fratello è stato tutto per me, è stato sia un padre, un fratello, una madre e un migliore amico, anche durante il viaggio, perché quando siamo arrivati, partiti dall'Afghanistan, con un viaggio che è durato 5 anni, dall'Afghanistan, Pakistan, l'Iran, l'Iran, Turchia, e purtroppo che mio fratello non ce l'ha fatto in Turchia, io ho dovuto partire da solo. In Iran io mi ricordo che il primo giorno che mio fratello andava a lavorare nel mercato a vendere le borse, il primo giorno l'ha portata anche a me, perché c'era il bancherello, mi diceva che tu devi rimanere qui perché ero piccolo, lui si allontanava perché non aveva documento che, per non fermare polizia. Io vendevo le borse, dopo lui mi guardava che io ho venduto le borse, veniva, raccoglieva le borse e poi andavamo a casa. Quindi lui mi prometteva sempre che non ti preoccupare, quando andremo più avanti ti manderò in scuola, ti manderò a studiare, ti comprerò casa, la macchina, giocattoli. Quindi, Sognavate insieme, sì, costruivate una vita. sì. È una storia che si ripete, tu l'hai accennato, hai perso tuo fratello in questo viaggio, e dopo raccontiamo anche come. È una storia che si ripete perché tante persone ancora oggi perdono, la vita in mare. Noi molto spesso siamo, contrari a questi viaggi, però Luca ci racconta uno di questi posti, Lampedusa. Buongiorno Luca. Buongiorno Antonella, buongiorno da Lampedusa. Siamo all'interno di una motovedetta della Guardia Costiera usata per l'emergenza profughi e infatti qui a Lampedusa continuano gli sbarchi, alcuni con esiti anche tragici purtroppo, ma noi oggi vi vogliamo raccontare una storia che parla di vita, quella di Manuela. Vediamo. Sono Manuela, ho 25 anni e sono un'ostetrica volontaria della Fondazione Francesca Rau. Io sono partita spinta da una grande voglia di andare, da fare questa esperienza che tra virgolette rappresentava in parte un sogno mio da bambina, che era quello di andare in Africa. In questo momento l'emergenza è data dal flusso migratorio che c'è nel Mediterraneo, allora ho detto non posso stare più ferma con le mani in mano e lì ho fatto la chiamata e sono partita e là è iniziato il mio viaggio. Ho messo il piede a bordo ed ero veramente ancora incredula. L'esperienza è iniziata in modo molto forte e toccante. Avevo un mio coetaneo, un migrante che purtroppo è andato in arresto cardiocircolatorio. Abbiamo fatto la rianimazione, ma non ce l'ha fatta. Il mio mestiere è comunque un mestiere che porta gioia e quindi ho potuto avere anche la fortuna e la gioia di vedersi concretizzare il miracolo che è quello della vita. Avevamo numerose gravide a bordo, una delle quali era a termine di gravidanza, una ragazza di 28 anni camerunense, Chimène, e ha dato alla luce il secondo bambino nato a bordo, il primo con me, François Manuel, era il 27 giugno. Momenti più belli senz'altro ce ne saranno tanti che custodirò nel mio cuore, tra questi le nascite, ma anche i loro sguardi, l'affetto, la solidarietà che c'era tra di loro, l'affetto dei bambini che nonostante tutto vivevano, la traversata con gli occhi dell'innocenza, gliela facevi vivere come se fosse tra virgolette un gioco. Quando si intraprende un'esperienza del genere, inizi a vedere tutto sotto un'altra prospettiva e tutto cambia e quindi cambia anche il modo di approcciarsi alla vita quotidiana e chiaramente diventa anche difficile ritornare ai ritmi normali. La quotidianità alle volte può sembrare futile, banale. E quindi si ha proprio forse anche il desiderio egoistico di tornare lì e rendersi utili per chi veramente lotta per la sopravvivenza. Nella mia terza missione non ci sono state nascite, però chiaramente è stata la navigazione delle donne e dei bambini. Su 840 migranti a bordo, più della metà erano donne, con neonati, minorenni non accompagnati. La cosa bellissima è stato il rapporto che si è venuto a creare con loro, perché
il rientro poi in Italia dura un viaggio di 3 giorni all'incirca, quindi si entra in empatia con loro e diventi il punto di riferimento in un certo qual modo, e quindi è stato bello conoscerli e in un certo qual modo si aprono, ti raccontano le loro storie, ti affezioni pure, ed è bellissimo l'affetto dei bambini che ti si aggrappano al collo e non ti vogliono più lasciare. Una bellissima testimonianza di vita, come hai visto, Antonella. Noi però vogliamo anche andare a vedere come vivono i lampedusani DOC questa emergenza migranti, un'emergenza che dura da tanti anni. Ci sono tanti lampedusani che hanno fatto dell'accoglienza il loro stile di vita, quindi giusto il tempo di muoverci da qui e andare verso il centro città. Ci rivediamo tra pochissimo. Grazie Luca, una bellissima storia è anche quella di Ali. Aveva solo 8 anni quando ha perso la casa, quando ha perso i genitori e quando è partito per un lungo viaggio con suo fratello Mohamed. Durante il viaggio, lo stiamo vedendo alle nostre spalle, c'è una cartina che ci fa vedere tutto il tuo percorso da Kabul fino ad oggi qui a Roma, passando per Teheran, Istanbul, Lesbo, tutti i termini, tutte città che noi stiamo imparando a conoscere. Mentre noi guardavamo quei barconi, quelle immagini, io ti ho chiesto, tu guardando quelle persone, cosa pensi? Cosa provi? Ti ricordi di quando tu eri su quel gommone? Tu mi stavi raccontando, era notte. Sì, allora infatti le cose che vedo mi fanno ridere come un bambino, le cose che vedo mi fanno piangere come un uomo. Io spesso dico, ma com'è possibile 13 anni fa che lo stesso immigrati che venivano affondavano al mare, morivano nel mare, com'è possibile ancora oggi muoiono centinaia, migliaia di persone ancora che non hanno riuscito a risolvere la comunità internazionale questo problema. Io mi ricordo quando siamo partiti dalla Turchia verso la Grecia, eravamo 14 persone su una barca, che alla fine questa barca, quando siamo avvicinati vicino all'isola di Lesbo, la barca non funzionava perché il capitano non poteva andare più avanti. I ragazzi dicevano, il capitano minacciavano, diceva devo portare più avanti. Lui diceva no, dovete scendere qui, dovete andare a nuotare, io devo tornare in Turchia. No, io non lo sapevo nuotare. A un certo punto vedo che la barca è bugata, entrava l'acqua dentro. Io mi spostavo verso... Ti sei trovato in mezzo al mare, di notte, da solo? Sì, pioveva, c'è iniziato pure il tempo brutto, faceva freddo. E le ragazze che lo sapevano nuotare erano grandi, loro sono riuscite a nuotare, a salvarsi. Io, come un disperato, camminavo su questa barca che da parte del dietro si sfondava, andava sotto l'acqua, io mi spostavo verso dietro. A un certo punto vedo un pitone di benzina vuota, tenevo a mano, per fortuna tenevo sotto la pancia, quando la barca è fondata, è andata sotto l'acqua, io galleggiavo sopra l'acqua, non riuscivo a raggiungere la riva del mare. Con una mano tenevo il pitone di benzina sotto la pancia, con una mano riuscivo a nuotare, però le onde che sbatteva sulle rive... Tornavo e mi spostavo ancora al centro. Io non ce la facevo, comunque ero stanchissimo. Mi sono addormentato, ero disperato, dicevo, Signore, perché? Dio, perché tutti questi mali io non ho fatto? Perché i miei genitori sono morti, i miei fratelli sono morti? Io ancora, il momento è arrivato che devo morire anch'io. Guardavo il cielo, era tutto buio. Quel momento volevo che qualcuno mi abbracciasse, qualcuno mi disse che ti voglio bene, voglio morire che qualcuno quando parla con me. A un certo punto mi addormento, sogno che Gesù mi abbraccia, con la faccia piena di sangue, mi abbraccia, dice vieni verso di me, apri un ombrello giallo, le persone che colpiscono con l'arco e colpisce questo ombrello giallo. Gesù mi abbraccia, dice che ti salvo io. Apro gli occhi, vedo che tocco le rive del mare. Sono riuscito a salvarmi. Di là che sono venute le polizie, hanno portato il centro di accoglienza. Che eravamo
1000 persone, 1500 persone per 3 mesi dentro questo centro di accoglienza. Tu eri ancora un bambino, cioè noi stiamo parlando di un bambino che si trova da solo in mezzo al mare, disperato, e chiede che qualcuno lo abbracci per morire sereno. Tu al centro di accoglienza però sei riuscito a ritrovarti bambino, quando una signora qualsiasi ti ha abbracciato, ha appoggiato la tua testa sulla sua pancia e ti ha accarezzato, lì hai ritrovato l'abbraccio di tua madre? Sì, perché quando sono uscito da là capivo, apprezzavo anche l'affetto dei miei amici. Quindi il mio comportamento era come un comportamento da adulto, perché ho capito quel momento, perché ho vissuto quel momento pericoloso, quel momento che potevo anche rischiare di morire. Dopo 3 mesi, anzi, quando siamo usciti da questo centro di accoglienza, hanno mandato ad Atene. Da Atene io volevo, perché anche il sogno di mio padre, che io dovevo andare a scuola, dovevo studiare. Purtroppo, come in Iran, in Pakistan, in Turchia, non potevo studiare, anche in Grecia, perché non avevo un documento, perché ero un clandestino. Quindi io per poter studiare, i miei amici dicevano devo andare in Italia, devo andare in Europa, raggiungere l'Europa per avere un'occasione di andare a scuola. Perché io mi ricordo che sempre mio padre spesso mi diceva ricordati che i soldi non rimane mai, ma la cultura sì. La cultura sì. Ti fermo perché tu ci hai raccontato di un sogno, quello di tuo padre, che adesso lo stai vivendo e dopo lo raccontiamo con calma, però ci hai raccontato anche delle persone che accolgono, delle persone che oggi fanno sì che tu sia qui, che tu abbia potuto realizzare il sogno. E mi sa che Luca ci vuole raccontare proprio un'altra storia, questa di Lampedusa che accoglie, giusto Luca? Antonella, eccoci di nuovo a Lampedusa. Passeggiando per il centro storico dell'isola, della città, siamo capitati in un'abitazione dove c'è una persona, un lampedusano, che come tanti abitanti di quest'isola, oltre a lavorare e fare il suo lavoro, fa anche qualcos'altro di molto speciale. Buongiorno, buongiorno. Siamo con Lillo Maggiore. Lillo, allora Lillo rappresenta la parte, possiamo dire, migliore di quest'isola, è un lampedusano che accoglie, oltre a fare il suo lavoro, accoglie i migranti spontaneamente, Lillo. Sì, guardi, l'accoglienza per noi, per la mia famiglia è un istinto naturale, quello di accogliere, di dare la prima accoglienza ai ragazzi, insomma, cercare di tirarli un po' su di morale. Se questa mattina in cucina, ho proprio 3 ospiti questa mattina, perché li ho allora, andiamo. Per caso da balcone. La ragazza che è qui presente, buongiorno. Mi chiedeva appunto se poteva approfittare per fare una doccia. L'abbiamo invitata a farsi la doccia come da lei richiesto. Adesso stiamo preparando la colazione per fare la colazione assieme. Quale momento più bello di questo, di dare, di stare un po' a contatto e dare un minimo di accoglienza, dai, niente di più. Quindi Lillo, insomma, proprio dalla strada, tu proprio apri la porta di casa dalla strada per far entrare queste persone che magari hanno fatto una traversata durissima, insomma, che hanno rischiato davvero tanto per venire qui. Sì, 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 questo l'abbiamo sempre fatto e cerchiamo di continuare a farlo, perché per noi l'accoglienza è una cosa che secondo noi è un dovere di tutti accogliere, perché se si ha di bisogno bisogna allungare le braccia, dare una mano a chi ti chiede aiuto, a chi ha di bisogno. Lillo, sappiamo anche che però queste ospitate, diciamo, non consistono solo magari in un pranzo, una doccia, ma tu hai anche delle persone ospiti spesso e volentieri, delle persone proprio a dormire. Sì, sì, noi li ospitiamo, figurati che noi quanto ci piace l'accoglienza, abbiamo fatto sì di accogliere e prendere in affido un minore non accompagnato che è arrivato a Lampedusa. Oggi vive con noi da 3 anni, si è integrato bene a livello familiare, a livello scolastico, a livello sociale. È felicissimo, è la nostra vita, senza Seydou, perché lui si chiama Seydou, la nostra vita non avrebbe senso, per i miei figli è un fratello, per noi è un figlio a tutti gli effetti. Bene, veramente questo popolo lampedusano accoglie, mi hai detto tu, la seconda parola dopo amare più importante è accogliere, e sì, voi lo fate in una maniera incredibile. Sì, noi diciamo sempre che dopo il verbo amare, il verbo più importante del mondo è il verbo aiutare. Noi lo facciamo perché è un sentimento profondo che sentiamo dentro e lo facciamo.
Benissimo, allora grazie, grazie davvero per questa testimonianza, una testimonianza bellissima, una storia che però non riguarda solo Lillo, perché riguarda tanti lampedusani, tanti cittadini che qui a Lampedusa davvero contribuiscono all'accoglienza e rendere anche un po' migliore la vita di queste persone che vengono da queste terre così sofferenti. Per il momento è tutto da Lampedusa, a voi Antonella e studio. Grazie Luca, una bella storia di accoglienza, una storia dell'Italia che è bella e che accoglie. Tu sei arrivato in Italia ma non come quelle persone, non sei arrivato sui barconi, perché il tuo viaggio è stato ancora più duro. Alle nostre spalle stiamo vedendo una fotografia di una persona arranchiata sotto un camion. È il viaggio che hai fatto tu, sei stato più di un giorno intero nascosto proprio lì sotto. Arrivato poi in Italia è stata tutta una vita che un libro, quello che hai scritto, non basta a racchiudere, ma soprattutto non basterebbe il tempo che abbiamo. Ci parlavi del sogno del tuo papà, quello di farti studiare. Tu lo sei riuscito a realizzare, perché oggi tu chi sei? Allora, oggi questo viaggio, come abbiamo detto, che quindi io dovevo raggiungere l'Italia, però sempre dicevo, ma non lo so come. I miei amici dicevano che devo andare a Patrasso, basta entrare sotto un camion, entra dentro la nave, va in Italia. Quindi io ogni giorno entravo sotto ogni camion, quindi non riuscivo a entrare dentro la nave perché tiravano sempre fuori, quindi uscivo sempre di nuovo, tornavo indietro. Un giorno sono entrato dentro sotto un camion, che questo camion è andato dentro la nave, 24 ore è un viaggio che fino a Venezia, senza mangiare, senza bere, stavo sotto camion. Quando sono imbarcato a Venezia, alla nave, camion uscito, 80 km all'ora correva sull'autostrada, io stavo sotto camion, a un certo punto non ce la facevo perché vedevo le strade che correva veloce sotto i miei occhi, io mi sentivo male. Quindi non ce la facevo a un certo punto a reggermi. Per fortuna questo camion avvicinato a un semaforo, ero io con un amico mio che abbiamo strillato, c'era una ragazza che ha visto, ha detto all'autista che sotto camion ci stanno delle persone. Quando l'autista è attraversato questo semaforo, si è accosto, noi siamo scesi, io in realtà non ce la facevo perché mi sentivo male, stavo sotto camion. Il camionista pensava che era solo mio amico, iniziava a partire, il camion mancava poco che mi schiacciava. Io ho iniziato a strillare, a un certo punto lui è sceso, ha visto che io stavo sotto camion, pensavo che già sono morto, ho iniziato a strillare, hanno chiamato l'ambulanza, di là che l'ambulanza mi hanno portato in ospedale. Lì io ho capito l'accoglienza, quindi anche là vedevo questa infermiera che puliva il mio viso perché ero tutto sporco, hanno messo il flebo. Dopo tre ore hanno portato a Venezia per mandare a Roma. Quindi ti volevo fermare lì perché abbiamo poco tempo e ci tenevo a che tu ci dicessi se oggi sei una persona felice, se oggi sei felice. Sì. E il titolo del tuo libro è Stanotte guardiamo le stelle, perché il tuo papà vi faceva guardare le stelle e sperare in un futuro migliore. La domanda che ti volevo fare proprio per chiudere è, tu quel futuro migliore oggi ce l'hai? Sì, per fortuna comunque oggi ho realizzato anche il sogno di mio padre, che mi sono laureato in giurisprudenza. Quindi questo sogno che ho realizzato, sempre io ho detto che non esiste un bene se non passa il male, ma nella vita uno bisogna essere forte e sollevarsi delle cadute che ci pone la vita, e per ricordarci che dopo il tunnel oscuro e pieno di solitudine arrivano le cose molto belle. Ma io sempre ho capito che ma una persona forte sa come mantenere la sua vita in ordine anche con le lacrime negli occhi. Quindi oggi, grazie anche alle persone che mi hanno accolto, mi hanno dato coraggio in Italia, che durante il percorso dello studio, che io dicevo no, io non ce la faccio, magari vorrei abbandonare. Dal momento in cui che tu dici no, io non ce la faccio, è quel momento è importante, non devo abbandonare, perché vuol dire che sei destinata ad arrivare in cima. Grazie a queste persone che mi hanno accolto nei miei momenti più difficili in Italia. Quindi anche sul libro, io ho dedicato questo libro a tutti coloro che mi hanno aiutato, a tutti coloro che mi sono stati vicini per raggiungere questo traguardo che oggi sono felicissimo. Io ti ringrazio.
Grazioli. Tra poco ci collegheremo di nuovo con le zone del terremoto, perché uno degli spostamenti delle catastrofi più grandi è appunto il terremoto, come anche quella, la storia che ci ha raccontato Ali, e ci ricorda soprattutto che ci dobbiamo sempre credere. Grazie mille. Grazie. Pubblicità, a dopo per il collegamento con Daniele.